Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Avevo detto che avrei provato a girare un po' più all'aperto e anche oggi è una bella giornata, quindi ho deciso di farlo. Giusto due informazioni. La prima è che non sono a casa mia, sono a casa dei miei genitori, quindi ho trovato questa posizione, magari non è ottimale per la luce, però spero comunque che vi piaccia. E la seconda è che non ho il microfono con me, quindi sto registrando con l'audio del cellulare. Spero che renda al meglio, però insomma sono piccole imperfezioni che però alla fine ci stanno, ecco, quando si gira all'aperto credo che l'ambientazione compensi. Allora oggi, essendo a casa dei miei genitori, ho deciso di farvi vedere quali sono i libri più belli della libreria della mia mamma. La mia passione per la lettura è ovviamente nata grazie a lei che appunto mi ha fatta crescere in una casa piena di libri e negli anni con mia madre ho veramente condiviso tante 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 letture, libri che io ho dato a lei, che lei ha dato a me, che ci hanno fatto emozionare allo stesso modo e che in qualche modo insomma ci legano. Quindi i libri che vi faccio vedere sono tutti libri che hanno una storia che collega me e la mia mamma in qualche maniera. Ci sono libri nuovi, libri vintage veramente molto belli, quindi direi di cominciare subito. Anzi, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivate anche la campanella, così riceverete una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Iniziamo, inizio con i libri nuovi, qui una bella distesa di libri proprio qui accanto a me, quelli più recenti. Inizio con probabilmente quello che è il mio libro preferito in assoluto, forse pari merito con un altro che ho qui, quindi dopo ve lo faccio vedere, ed è Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Che ho letto grazie a un suo consiglio, perché lei l'ha letto prima di me. È un libro che mi ha, l'ho sempre detto, mi ha cambiato la vita. Io l'ho letto durante il periodo in cui ero in ospedale per la mia operazione al cuore di 2 anni fa, quindi non so se forse la situazione che stavo vivendo in qualche maniera mi ha condizionata, però ecco, posso dire che io ancora oggi, dopo 2 anni, continuo a ripensare ad alcune scene, ad alcune situazioni descritte in questo libro e continuo a sentirmi coinvolta, continuo a sentire la forza di quello che è stato raccontato qui. Cambiare l'acqua ai fiori, chiaramente si intende quello che si fa al cimitero, cioè cambiare l'acqua ai fiori quando questi sono appassiti sulle tombe, perché infatti la protagonista di questo libro è la custode di un cimitero, ma c'è molto di più. Questa è una donna che ha tanto, tanto da dire, perché viene raccontata tutta la sua storia passata, ha subito una perdita enorme, ha avuto una vita travagliata e che è in netto contrasto con la vita di oggi, che invece è nella calma assoluta di un cimitero, nel silenzio assoluto di un cimitero, con poche vere amicizie e una vita completamente tranquilla. Quindi la scoperta di questo personaggio è una vera avventura, un libro che è bello cicciotto, ma che si divora perché si entra dentro la storia veramente completamente e soprattutto ci dà un nuovo modo di vedere la vita, di vedere le difficoltà attraverso gli occhi di questa donna che è riuscita a rinascere dalla tragedia. Un libro meraviglioso, come detto, mi ha cambiato la vita, quindi ce l'ha lei e ce l'ha la mia mamma, io non ce l'ho, quindi dovrei comprare una copia anche per me. Proseguiamo con un altro titolo, sempre piuttosto recente, comunque di un'autrice che è anche giovane e italiana. Sto parlando di Quella vita che ci manca di Valentina D'Urbano. Questo è stato il primo libro che ho letto di Valentina D'Urbano, sempre dopo, cioè seguendo il consiglio della mia mamma. Valentina D'Urbano, se mi seguite, sapete quanto io la ami. È una scrittrice che sa creare delle storie. Di quelle che mentre leggi, poi dopo magari chiudi il libro, sei al lavoro e continui a ripensare i personaggi, cioè è proprio è oltretutto una scrittura che mi piace molto perché è molto, molto esile, molto semplice, però con poche parole,
ma utilizzando quelle giuste riesce a darci una panoramica perfetta delle situazioni, dei personaggi, del loro carattere, del loro background, del luogo dove sono nati. Molte delle sue storie, se non tutte, almeno quelle che ho letto io, sono ambientate a Roma, nei quartieri più disagiati di Roma. Quello che mi piace di questo libro è il fatto, di questi libri, anzi in generale, è il fatto che spesso i protagonisti sono giovani e appunto nati in questi quartieri di Roma molto particolari, e la capacità di Valentina D'Urbano è quella di vedere come i caratteri dei vari personaggi, che ovviamente sono diversi l'uno dall'altro, determinano poi degli esiti differenti delle loro vite. Quindi quanto influisce il luogo dove siamo nati su quello che ci succederà nella vita? Ecco, questo è quello che riesce, diciamo, Valentina D'Urbano ad analizzare nei suoi libri. Veramente una scrittrice spettacolare, anche questo ce l'ha lei, io non ce l'ho. Ok, direi di passare adesso a dei libri che invece ci accomunano in qualche maniera. Uno l'ho letto, due no. Partiamo da quello che ho letto ed è Road to Perdition, Era mio padre. Credo che questo libro, che oltretutto è vecchiotto, sia in realtà stato scritto dopo l'uscita del film, credo. Comunque questo l'abbiamo letto, anche in questo caso l'ho letto dopo che me l'ha consigliato la mia mamma e ho pianto tutte le mie lacrime alla fine di questo libro. Magari ora non sarebbe la stessa cosa perché l'ho letto proprio da adolescente, però mi ricordo, insomma, di aver veramente, ho finito il libro che piangevo. La storia è quella di un uomo che è non un assassino, come si chiamano, un sicario, che a un certo punto, insomma, lui trascorre la sua vita tranquillamente tra un'uccisione e l'altra, e a un certo punto però le persone per cui lavora uccidono sua moglie e uno dei suoi figli. Quindi lui decide di partire per vendicarsi e soprattutto per salvarsi, perché probabilmente sarà lui e l'altro figlio la prossima vittima. Parte con il figlio che appunto è scampato all'attacco per un'avventura on the road, se non erro, perché l'ho letto veramente tanti anni fa. Comunque un film anche molto bello, però ecco, io ho letto il libro, mi è piaciuto moltissimo. E andiamo avanti con i libri che hanno una storia e vi faccio vedere Signora Auschwitz. Questo libro io non l'ho letto, però c'è un ricordo legato a questo perché io l'ho comprato, lo abbiamo comprato ad Auschwitz per l'appunto. Abbiamo visitato il campo di concentramento, io ero una bambina, ma è ancora molto vivido il ricordo nella mia mente. Con la mia famiglia, insomma, siamo con il camper, oltretutto, perché abbiamo viaggiato tanto con il camper, e siamo arrivati fino ad Auschwitz, abbiamo visitato il campo di concentramento. E sapevo chiaramente la storia, ero abbastanza grande per conoscere la storia che c'è dietro a questo campo, e c'era una libreria anche con dei libri in italiano, abbiamo preso, tra gli altri, anche questo. Alla fine non l'ho mai letto, forse perché ero ancora troppo giovane per questo tipo di libro, non lo so. Comunque è rimasto lì, ma ovviamente non se ne andrà mai dalla nostra libreria perché è legato a un ricordo di famiglia molto, molto importante. Altro libro sempre che non ho letto è Come se io fossi te di Andrea Caschetto. Questo libro, io ho letto un altro libro di Caschetto e ve lo faccio vedere proprio perché questo autore l'ho conosciuto sempre grazie alla mia mamma. Lui è un viaggiatore. Lui aveva un tumore al cervello, è stato operato, e da questa esperienza di rinascita, perché per l'appunto è riuscito a sopravvivere a quello che è un tumore, insomma, che di solito spaventa e soprattutto purtroppo causa la morte anche di tante persone. Quindi lui ha visto questo suo essere sopravvissuto e questa sua vittoria, ecco, su questa terribile malattia come una seconda possibilità che quindi doveva essere sfruttata appieno, e quindi lui de ha deciso di viaggiare per il mondo e viaggiare soprattutto negli orfanotrofi dei paesi più poveri del mondo per portare il sorriso ai bambini. E questo libro l'ha scritto, io non l'ho letto, però appunto l'ha scritto in seguito a un'esperienza che ha avuto con una ragazza che mi ha detto che essendo in sedia a rotelle non sarebbe mai potuta andare in Argentina, se non erro, comunque in un paese dove avrebbe sognato di andare. E quindi lui prova a fare questo viaggio come se io fossi te, quindi con una sedia a rotelle, vivendo l'esperienza come l'avrebbe vissuta un disabile e raccontando quelle che sono effettivamente le difficoltà che non rendono i viaggi uguali per tutti. Quindi, insomma, è un ragazzo dal cuore enorme, non potete perdervelo. Vi faccio vedere adesso
Eccoli qua, vi faccio vedere adesso tre libri che fanno parte di una collana, ovviamente non li ho portati tutti, vi faccio vedere i due che ho letto e un altro che ho sempre sognato leggere ma ancora non l'ho fatto. È una collana molto vecchia, non mi ricordo neppure se c'è scritto con cosa usciva, ma con un giornale probabilmente, e comunque erano tutti classici per ragazzi. Ad esempio abbiamo Viaggio al centro della Terra di Jules Verne e anche Il giro del mondo in 80 giorni, sempre di Jules Verne. Ma in realtà i titoli sono tantissimi, quindi hanno tutte queste copertine, insomma, non si vede bene, ecco qua, tutte le costoline uguali, sono diversi volumi, questo vedo che è il 14, quindi insomma sono 15-20 volumi, quindi i classici però per ragazzi, ad esempio c'è anche David Copperfield, che è quello che avrei sempre voluto leggere, però è un bel mattonazzo e quindi alla fine ancora non l'ho letto, però quando guardo queste copertine io proprio mi ricordo le sensazioni che provavo quando arrivavano, li mettevamo in libreria, sono molto belle poi, le trovo veramente molto carine, anche da vedere tutte insieme, quindi guardo in basso perché ho il computer così capisco cosa sto riprendendo, quindi anche questi insomma sono legati a dei ricordi di infanzia e sono contenta che la mia mamma li abbia tenuti per così tanti anni. Ok, passiamo agli ultimi due libri che sono i vintage, quelli che lo so che vi piacciono di più. Il primo è Alice nel Paese delle Meraviglie e attraverso lo specchio, in questa versione appunto vintage, lo vedete proprio marroncina anche le pagine, però non sono riuscita a capire l'anno di pubblicazione, perché non c'è scritto dietro. Comunque considerate che c'è scritto quarta elementare qui, quindi era o della mia mamma o della mia zia, quindi la sorella della mia mamma, e l'ha letto in quarta elementare. Ora sono entrambe donne più che adulte, con figli grandi, quindi pensate quanti anni possa avere questo libro. E niente, io l'ho letto quando ero una ragazzina, all'interno ci sono anche dei disegni, ad esempio, vediamo se ne trovo un altro, ecco qua. Ok, quindi è anche, insomma, ci sono, è anche carino, eccolo qui, Alice davanti alla porta. Quindi, insomma, è un libro veramente molto, molto carino, ma soprattutto mi piace tanto l'edizione. E l'altro titolo, e questo è quello che vi ho nominato all'inizio dicendovi che era uno dei miei preferiti, probabilmente il mio preferito insieme a Cambiare l'acqua ai fiori, e sto parlando di Uccelli di Rovo. Vabbè, lo sapete, questa è l'edizione che ho letto. Credo di averne un'altra a casa, ma non sono sicura, quindi va a finire che anche questo ce l'ha lei e non ce l'ho io. Vabbè, copertina non proprio eccezionale, non mi è mai piaciuta molto, però appunto è un'edizione bella vintage e questo io l'ho letto e mi ha completamente conquistata. Vediamo se qui riesco a vedere l'anno. Non l'ha scritto perché la mia mamma scrive sempre qualche commento dentro. Allora, edizione febbraio 1980, ecco qua, quindi ha 43 anni, 43 anni. Non sarebbe possibile separarsene perché è una lettura fantastica, bellissima, io ho adorato questo libro, secondo me si hanno tante credenze sbagliate sulla storia di Uccelli di Rovo, bisognerebbe leggerlo per capirlo in pieno, la storia di una famiglia, la storia di un amore difficile, un amore fuori dalle righe, un amore non convenzionale. Bello, 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 non c'è nient'altro da dire. Va letto, va letto. Bene, direi che con questo abbiamo concluso. Vi ho fatto vedere i libri più belli nella libreria della mia mamma. Spero che questo video vi sia piaciuto e ovviamente i commenti sono a vostra disposizione per raccontarmi quali sono i titoli che magari vi ricordano il rapporto con la vostra mamma o con una persona che è come voi appassionata di letteratura e di lettura. E soprattutto se avete letto o conoscete alcuni dei titoli che vi ho nominato. E noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!